Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile Come vedete siamo in compagnia di LG Optimus G Pro Fablet eh, top di gamma di casa LG Ringrazio l'ufficio Samba di Alcatel che mi ha mandato in prova Quindi oggi facciamo l'unboxing un e Poi a seguire i prossimi giorni test sui giochi E ovviamente recensione e confronti Niente, quindi cominciamo con l'unboxing e buona visione Eccoci qua Cominciamo con l'unboxing di LG Optimus G Pro, vediamo la scatola, molto grande. All'interno allora, all troviamo il telefono con le pellicole che ho già rimosso, eccolo qua, dopo lo andremo a vedere nel dettaglio, con la galleria fotografica. Poi all'interno della scatola troviamo manualistica in italiano, spesso inutile, cuffiette che abbiamo già visto nell'Optimus G di qualità veramente ottima sia come costruzione che come qualità del suono penso fare le migliori cuffie in assoluto in, con, date con smartphone con i gommini per i vari padiglioni auricolari bene, chiudiamo tutto poi abbiamo il cavetto usb micro usb e l'alimentatore con ingresso USB. Bene, richiudiamo la scatola e andiamo a vedere il telefono più da vicino. Allora, ecco la parte frontale, vediamo il display 5.5 pollici con le cornici veramente ridotte, nella parte alta abbiamo il videocamera anteriore, la capsula auricolare, il logo LG, e in basso abbiamo il tasto con il LED di notifica intorno e i tasti nascosti indietro e opzioni touch. Ecco la parte posteriore con la texture molto bella sul policarbonato e il logo LG, parte alta fotocamera a 13 megapixel con flash LED e a sinistra l'altoparlante di sistema, un po' come su S3. Parte alta abbiamo ingresso per le cuffie, il jack da 3,5, infrarossi e il secondo microfono per i flussi, Lato destro abbiamo accensione esperimento blocco-sblocco, parte bassa abbiamo ingresso micro USB e primo microfono. Lato sinistro abbiamo il tasto quello dedicato che si può scegliere la funzione e il bianchere del volume. Allora partiamo con l'accensione, abbiamo un display 5.5 pollici, full hd, ips, quindi con più di 400 pixel per pollice come definizione. Un processore snapdragon 600 quad core 1.7 GHz, abbinato a una gpu adreno 320. 2 GB di RAM, 32 GB di memoria ROM estendibile con microSD, batteria da ben 23.140 mAh e Android 4.1.2 Jelly Bean. Ecco, il telefono si è sbloccato, lo sblocco è come quello del fratello, ovviamente si può modificare, già di serie, basta andare su impostazioni, vediamo la fluidità, ovviamente ottima, alziamo un po' la luminosità, visto che siamo all'aperto, allora vediamo la fluidità, veramente estrema non ha un lag come vedete in tutte le funzioni risulta veramente velocissimo raramente ho avuto questa sensazione di fluidità sotto le dita quasi mai a dire la verità col tasto ovviamente si va sul multitasking e go now la tendina vediamo i toggle rapidi molto comodi le queue slide i, la, lo slider per la luminosità e basta e ovviamente il link alle impostazioni che adesso andiamo a premere per andare a vedere la versione software anche se ho già detto che si tratta di Jelly Bean 4.1.2 ovviamente aggiornabile alle release successive usciamo tasto indietro a sinistra tasto opzioni a destra chiudiamo un po' GPS che è attivo ok Andiamo adesso a vedere un attimo la fotocamera, giusto per provare un po' la velocità di scatto, vediamo che l'apertura è stata velocissima, lo scatto anche, vediamo le foto, ricordo che la fotocamera è a 13 megapixel, gira video in full hd, foto che di prima acchito mi sembrano veramente ottime, si possono eliminare trascinandole verso l'alto, bene, chiudiamo le applicazioni. Diamo un ultimo, no, diamo un altro sguardo a QuickMemo che è disponibile anche su questo telefono. Ovviamente, con un display così grande è veramente una goduria. Usarlo funziona molto interessante. Comunque, nel, nella recensione, ve la mostrerò meglio. Per chi non sapesse di cosa si tratta, quindi, terminale veramente interessante. È un top di gamma a tutti gli effetti. Ovviamente, saranno i confronti con S4 e altri terminali. E niente. Se avete domande, fatemele pure. Un saluto a tutti da Esperienza Mobile.